23:36, sempre in diretta con Focus, grazie molte per i tantissimi sms che avete mandato. Poco fa il ministro Padoan ha lanciato un allarme, ha detto, in fondo lo sapevamo già, che troppi giovani stanno andando all'estero. Sono già pochi, quei pochi che abbiamo se ne vanno, per cui siamo veramente un po' alla frutta. Allora, grazie a Giuseppe Alban. Buonasera a tutti i telespettatori di Rete Veneta, la grande famiglia. A Giorgia Tretto, che ci ha lasciati perché andava ad assistere la mamma gravemente malata. Fabrizio, da che servizio ripartiamo? Diamo sì l'aggressione, avevamo già dato, sì, vabbè, insomma, allora ripartiamo da Giuseppe Alban che è appena arrivato. Alban, allora, ha sentito una buona parte, faccio gli auguri a questa signora che questa aveva problemi, si sente? Problemi seri veramente, gli auguro di trovare un po' di sollievo, che qualcuno l'aiuti sinceramente. Io sono felice di essere qui stasera e ho portato con me, ci ho pensato bene, un messaggio a tutti i telespettatori. Sì. Usciamo un po' dalla parentesi politica, ma anche questo è per il bene sociale, per il bene di tutti. È un mio desiderio trasmettervi questo messaggio utile a tutto il pubblico che ascolta e anche che non c'è. Vi dico questo per quello che mi è dato e consentito di sapere. Non è un romanzo, eh? No, guarda, sono parte. Sono due ore. Sì, e non lo fermi più. Lasciamo poi i commenti. Allora. Tutte le vite sono un grande opera di Dio. Ecco, parlo di un argomento molto, molto delicato e importante. Di Dio creatore che... E i nostri genitori ci hanno generato con anima e corpo per noi trasformarsi in spirito come tutto genere umano, perché abbiamo un percorso che è questo della nostra vita. Durante il percorso della vita Dio ci ha dato la possibilità di cercarlo e conoscerlo. Egli dà a ognuno il proprio merito nel cercarlo. In questa evoluzione umana, spirituale, noi ci avviciniamo a Lui, Creatore. Esistono due cose da perseguire. Una è la luce, l'altra sono le tenebre. Perché dico questo? Perché chi cerca la luce, io consiglierei umilmente, perché naturalmente sempre per quello che posso dire, di vivere sempre con Maria, la Madonna, e contemplare sempre la santità di Gesù. E questo ci può portare verso la luce. Le tenebre, attenzione però alle tenebre, esse sono dominate da Satana. Satana, egli vuole distruggerci spiritualmente e allontanarci da Dio e lasciarci soli con noi stessi, con le nostre schiavitù perverse e con la perdita dell'anima, e sarebbe una vita sprecata, attenzione, ecco perché dico questo. Dobbiamo vedere la luce, nonostante la situazione drammatica delle nostre famiglie, che giorno per giorno mi fanno soffrire, perché sì, il faro a Venezia, questa sera ho sentito cose la pazzesche. La luce lì ce n'è fin troppo. E il controllore che fa scendere un clandestino che non ha il biglietto regolare, insomma, siamo veramente nella confusione più totale. Io non capisco cosa doveva fare il controllore del tram, fargli un verbale, poi questi non pagano niente perché è ovvio non hanno né luogo, né destinazione, sono stranieri e non pagherebbero, e poi sarebbe un modo per far correre tutti gratuitamente e tutti quelli che non possono pagare il biglietto, e mi sembra assurdo. Ecco che confusione stiamo vivendo. Allora, Giuseppe Alban, probabilmente Satana è responsabile della crisi del Vicenza Calcio. No, non è Satana, sono le inadempienze cosa, e la mala gestione nelle società calcistiche. Purtroppo una gloriosa squadra di Vicenza che è sull'orlo del fallimento. Vediamo. Con il provvedimento che ha la forma della sentenza, con il quale
è stato dichiarato il fallimento della società. L'ora della verità è scoccata. La sentenza di fallimento per la società Vicenza Calcio è arrivata. Un'ora di udienza in mattinata con la comparsa anche dell'amministratore unico Sanfilippo e poi nel pomeriggio la decisione che però, come chiesto dalla procura, prevede... Ha deciso di disporre l'esercizio provvisorio. Da oggi l'attività della società Vicenza proseguirà. Curatore fallimentare confermato Nerio De Bortoli, il cui compito primario sarà curare l'interesse dei creditori, in primis i giocatori. Una decisione per il bene della squadra e della società dopo che lo stesso tribunale ha preso atto di una grave insolvenza in essere quantificata in svariati milioni di euro e senza adeguate garanzie. Compito ora del curatore anche un'attenta analisi dei bilanci della situazione patrimoniale della società. L'obiettivo immediato è ricostruire un clima di fiducia attorno alla squadra e ovviamente chiudere il campionato. E per questo si è anche al lavoro per trovare tutti i mezzi economici necessari. Intanto si sta attenti alle spese, anche quelle spicciole. Si andrà in trasferta cercando di contenere i costi, perché tutti dovranno fare un piccolo sacrificio. Soddisfatta l'Associazione Italiana Calciatori che guarda avanti. Adesso bisognerà continuare la scalata, rimboccarci tutte le maniche, per primi i calciatori che dovranno dimostrare, come hanno già dichiarato in più occasioni, l'attaccamento alla squadra, ma soprattutto al fatto che la stragrande maggioranza dei giocatori resterà a Vicenza per centrare l'obiettivo che è quello della salvezza. Ci sarà poi il tempo dell'asta e qui l'appello è alla società civile. Chi ha la volontà di far partire questo nuovo percorso, con la consapevolezza e la speranza che la squadra mantenga la categoria, sarebbe un passo avanti per una rinascita futura del Vicenza. Servizio Gabriella Basso, servirebbero 3 milioni per essere precisi. Allora Giorgio Marchetto, 5 Stelle e Trebaseleghe, tra l'altro Trebaseleghe c'è un gigante dell'editoria, Grafica Veneta, che stampa, per dirne una, Harry Potter, quindi è veramente un'azienda floridissima e importante anche. No, senta, come lei come vede l'economia oggi, no? Proprio da Veneto, che è sul territorio, si dice ma ci si sta riprendendo, ci sono le aziende che esportano che vanno bene, le altre che soffrono. Ma direttore, guardi, io vengo da una famiglia di imprenditori, i nonni, gli zii sono tutti imprenditori, mio papà è stato un imprenditore, ha lavorato nel settore tessile per Benetton. I veneti non mollano, ecco, quello sì, però da quando sono nato ho sempre sentito problemi, ho sempre sentito lo Stato che era vessatorio nei loro confronti. Lo Stato che ha fatto altro che mettere leggi, regolamenti, tasse, uno Stato che inonda le aziende di burocrazia, di modelli, di moduli, di cavilli, di ispezioni, di virgole sbagliate, cioè proprio siamo ridotti allo stremo, ci voleva anche la crisi economica. Quindi a questo punto io dico, come possiamo dar la fiducia ancora a coloro i quali ci hanno ridotto in questa condizione qua? Come possiamo? Cioè, se il Movimento 5 Stelle non prenderà più del 40%, non è un problema del Movimento 5 Stelle, è un problema degli italiani che non hanno ancora capito che queste persone qua, questi politici qua, non hanno combinato niente per l'Italia di giusto. Cosa hanno fatto? Parlano ancora di fare le leggi bisogna abolirle. Noi abbiamo lanciato un portale per cui i cittadini potevano segnalare quale legge andavano abolite, ne abbiamo troppe, la burocrazia è troppa, quindi bisogna parlare di contenuti, bisogna parlare di cose da fare già domani, da fare subito, perché non si parla mai di corruzione? Noi sappiamo che incide all'incirca su 100 miliardi all'anno la corruzione, perché non si parla di corruzione? Il procuratore di Catanzaro, 160-170 arresti per 'ndrangheta, alla quale la mafia ha cambiato. Prima era il politico che andava dal mafioso a chiedere i voti, no? Adesso sono i mafiosi che proprio entrano all'interno dell'istituzione, hanno messo i loro adepti all'interno delle istituzioni. Abbiamo uno Stato che è incancrenito di mafia e noi andiamo ancora a dare la fiducia a chi?
Cioè noi, questo è un passaggio cruciale per la nostra Repubblica e non possiamo permetterci di non andare a votare, di dire ma sì, tanto non cambia niente. Non è vero che non cambia niente, anzi dobbiamo stimolare, nel momento in cui sentiamo qualcuno che è in dubbio di non andare a votare, dobbiamo stimolare, andarsi a farsi fare la tessera elettorale e andare a votare. Bisogna votare, non possiamo darla vinta. Cosa facciamo? Emigriamo tutti? Andiamo via? Facciamo come i 100.000 ragazzi che ogni anno espatriano e vanno a lavorare a Londra? Facciamo così? Lasciamo l'Italia in mano agli extracomunitari, agli immigrati? Lasciamo i pensionati sempre più, uno Stato sempre più fatto di vecchi? Cioè, questa è la questione. Allora, quando si critica il Movimento 5 Stelle, si critica perché fa paura, perché? Perché prevede in sostanza la rimozione dell'80-90% della classe politica che ci ha governato fino adesso. Ma credo che sia giusto, che sia nell'ordine delle cose, che se una classe politica ha fallito debba fare mia colpa e neanche più ripresentarsi, non hanno neanche la dignità di non presentarsi più. Basterebbe che non si fossero più presentati, invece sono lì ancora. Casini, un democristiano che era finito, era spacciato, si è prestato a fare il presidente della commissione sulle banche, ok, per cercare di mettere tutto a tacere, ok, non ce l'ha fatta fortunatamente, e si è guadagnato la candidatura con il PD. Ma Casini, un democristiano con il PD, poi abbiamo Lorenzin che è di destra che si candida con la sinistra. Cioè vuol dire, veramente, quando io sentivo Beppe Grillo che viene tanto demonizzato, sentivo dire guardate che destra e sinistra è uguale, lui ci vedeva già oltre. È la verità, perché quando si vota e per capire se poi il partito che vai a votare farà o meno le cose, bisogna capire chi lo finanzia. E noi abbiamo Berlusconi da una parte, De Benedetti dall'altra e tutti i poteri, grossi poteri finanziari che sono dietro, che spingono perché vada su o Berlusconi o il PD. È la stessa cosa. L'importante è che si crei, e credo che noi ce la faremo a sfondare, perché da qui al 4 marzo partirà una campagna elettorale e Di Battista partirà a breve con un tour e lo chiamerà Senza Paura. Gli italiani non devono aver paura. Se vedete bene, Berlusconi quando va in TV cerca di terrorizzare che gli incompetenti, gli incapaci, il pulsante atomico di Donald Trump, la guerra, allora per un caso di guerra serve qualcuno che sappia tenere per mano la situazione. Non è così, non dobbiamo aver paura. Quindi questa campagna elettorale dovrà parlare di contenuti e attraverso i contenuti la gente capirà che finalmente siamo arrivati a un punto che possiamo vedere finalmente risorgere questo Stato, ecco. Allora, fa 7 mesi, altro governo tecnico con qualche senatore a vita in più. Bruno, Mirella, allora, le aziende secondo te sono state distrutte, il sistema economico non può ripartire, insomma, come lo vedi tu il motore dell'economia? La locomotiva del Nord-Est purtroppo su un binario morto, anche se da qualche parte così si sta riprendendo, no? Beh, la locomotiva del Nord-Est era il piccolo e il medio, la piccola e media industria che è letteralmente sparita. Se pensiamo a quanti artigiani hanno chiuso, a quante piccole industrie hanno chiuso e a quante famiglie sono rimaste a casa, parliamo di famiglie, io non so come faremo a ripartire. Certo, poi abbiamo le eccellenze, ma quelle sono un'altra cosa. Il nostro Nord-Est era fatto dall'artigiano, dal commerciante, da queste piccole micro aziende che tutti i giorni mettevano denaro fresco in circolo, perché la gente spendeva, e non è che spende il ricco, spendeva quello che ne aveva poco, che aveva il giusto, e quello è sparito letteralmente ed era quello che faceva girare l'economia. Mi fa ridere i ricchi, dov'è che mettono i soldi i ricchi? Ma dove li mettono questi soldi? Cioè lei li vede girare i soldi, comprano azioni, comprano altre ditte, ma non è denaro fresco che viene messo in circolazione tutti i giorni come faceva la moglie dell'artigiano, perché l'artigiano lavorava, dava i soldi alla moglie, la moglie dava in città magari a fare la carta al marito e spendeva. È sparito tutto, i centri storici dal lunedì al sabato sono morti, al sabato e alla domenica sono vivi, ma i negozi sono vuoti, che ne dicono, perché se mi smentiscono anche in questo veramente mi arrabbio, perché o non vanno o non ci vedo. La gente non ha più borse, ma che non ce la fa, fa il giretto, mangia un gelato, beve uno spritz. Ma si ferma là, alle 6, alle 5 e mezza, 6, c'è il coprifuoco dappertutto, sono tutti a casa, primo per la sicurezza, perché hanno il terrore di lasciare le case disabitate, hanno il terrore di questo anche se hanno là, e
e secondo non hanno soldi per star fuori. Voi andate a vedere le trattorie. Certo, poi diranno ci sono i ristoranti pieni, ma guardiamo in quanti siamo e quanta gente c'è che va al ristorante, perché è facile vedere 3-4 ristoranti pieni e tutti quelli che sono a casa che non vedi. Io faccio fatica a capire che questa economia andrà in porto subito, che verrà rimessa. Ma come facciamo a recuperare tutti quei posti di lavoro, tutte quelle aziende che sono chiuse? Tutti i giorni vediamo che stanno chiudendo delle aziende, cioè, questo dovrebbero spiegarmi, tutte quelle famiglie, quelle persone che sono rimaste a casa, che hanno perso il lavoro, dove sono state collocate? Che rispondano a queste domande, perché è facile parlare di ripresa senza dare dei dati, e poi ci danno dei dati e chi è che li confronta sti dati? Ma chi è che li confronta sti dati? Poi la realtà che noi vediamo, perché mi piace l'intervista al cittadino, cioè il cittadino è talmente intelligente e bravo che dice le cose come stanno. Avete sentito le signore? Mi sono vecchia, ho bisogno del marciapiè, questi qua dove sei chi metti schei? Questo dice la gente, perché la gente va al concreto. E quando si dice andate a votare, siete sì, mi vorrei anche andare a votare, ma vorrei anche votare chi che voglio mi, vorrei un po' di chiarezza, ma avete visto che legge elettorale? Direttore, faccia vedere la scheda se è così semplice andare a votare, faccia vedere la scheda che hanno fatto, se è così tanto semplice, tanto fai quello che vuoi, è già deciso tutto. È già deciso tutto, che tu metti la croce o no, hanno già deciso tutto. Allora, no, Franco Lorenzoni, sulle imprese. Sì, non ho una visione così catastrofica. Certamente la botta che ha preso il mondo occidentale, dentro il mondo occidentale l'Italia e dentro l'Italia il Veneto, è stata grossa. Nel settore manifatturiero dal 2008 al 2015 hanno perso il 25% di brutto, no? Però dire che tutto uno schifo, tutto uno, vabbè, io ho la sensazione che sottovalutiamo quella che è una risorsa che invece molti anche qui dentro hanno detto, ed è la risorsa dei lavoratori delle imprese venete che ogni mattina tirano su le maniche, vanno nelle aziende. Io qualche volta mi sposto anche adesso a Mestre, ho visto anche che è ripresi anche nella tangenziale i camion, gira. Cioè la cosa ha ripreso e dentro il sistema italiano, con tutti i limiti del caso, il Nord-Est ha fatto qualcosa di più. Quindi siamo ancora, come si dice, convalescenti. Abbiamo ripreso i posti di lavoro che giustamente tutti definiscono un po' più precari, meno stabili, su questo non c'è alcun dubbio. Però dire che questo tipo di situazione non si è rimessa in moto credo che sia un giudizio troppo esagerato. Io ho la mia impressione è che stiamo facendo fatica, ma il Nord-Est ha qualche carta in più del resto. È vero che eravamo piccolo e bello, cose di questo genere, però il nuovo scenario economico del mondo non fa più differenza tra grande e piccolo, ma fa differenza tra chi è innovativo e chi è tradizionale. Chi è tradizionale va fuori mercato, chi si rinnova, che sia grande o sia piccolo, la cosa importante è ad essere dentro nelle filiere internazionali attraverso una capacità di innovazione. Quindi sotto questo profilo, invece l'altra cosa veramente delicata è che stiamo invecchiando, cioè aveva ragione Vittorio prima, noi poniamo l'attenzione magari sui migranti, che è un problema che ho la sensazione che qualcuno ci marcia anche, ma dimentichiamo il fatto che noi siamo un paese che è la denatalità. La denatalità, no? L'Italia e anche qui in Veneto e anche paradossalmente perfino i migranti non fanno più i figli di prima. Questa qua potrebbe essere giudicata una notizia positiva. Il problema è che il nostro paese, vedi i giovani, diventa poco attrattivo, e se poco attrattivo è destinato al declino. Su questo non c'è alcun dubbio. Senta, allora ha ragione Fontana quando dice che la razza bianca è a rischio? Allora deve far più figli, cioè ammesso e concesso, provocazione per provocazione, perché abbiamo smesso di fare figli? Perché non abbiamo più la fiducia nel futuro? Perché non abbiamo un'idea positiva del vita? La battuta che faceva il signore prima, qualche volta un po' di luce, nel senso di avere un po' di ottimismo e guardare oltre l'ostacolo, alle volte ci chiudiamo dentro di noi. Ovviamente non sto a commentare il discorso di carattere più o meno razzista, che non mi interessa di più, ma è un paese che si chiude, è un paese che non attira, che ha i giovani che va fuori e quindi l'economia. Però non sottovalutiamo il fatto
che molte situazioni di difficoltà pian pianino hanno trovato soggetti, lavoratori, imprese, artigiani, parlavo anche stamattina con degli artigiani, che nonostante tutto alla mattina si alzano e aprono l'azienda e vanno avanti. Ecco, questa cosa qua non dobbiamo sottovalutarla, non dobbiamo sempre dare una letteratura di carattere negativo, sempre il negativo, sempre il male. Sempre... Ma mi scusi Lorenzo, mi spiega come mai aumentano i poveri e il mio Banco Solidale dopo 5 anni è sempre in crescita e le persone che vengono mi dicono che non trovano lavoro e sono tutte nostre persone che avevano prima un lavoro e non riusciamo a collocarle, allora mi spieghi lei o vado a spiegarle persone? Questo è assolutamente vero, ma questo non vuol dire che siamo in una situazione di declino economico, che stiamo per arrivare a una situazione che non reagiamo. Stiamo reagendo, l'ho detto prima, il 25% delle imprese venete è saltato nel giro di 2 anni. Posso adesso, dire qualcosa anch'io? E quindi bisogna avere anche l'idea di una siamo l'ultimo vagone della ripresa. Ecco, io comunque dissento, perché la realtà è che anche ieri a Padova, in provincia di Padova, hanno chiuso 170 ristoranti e trattorie. Ci sono delle trattorie e ristoranti che sono pieni così, ma perché fanno i prezzi buoni, perché sono anche bravissimi, sono anche delle persone capaci, ma... Sì. È un numero ristretto, la popolazione è molta. Ma lo sa lei che nelle dieci professionalità oggi richieste, maggiormente richieste, 10 anni fa non esistevano neanche. Allora noi vediamo tutta una serie, una foresta che si è distrutta, ma facciamo fatica a vedere che nel frattempo ci sono altre cose che stanno crescendo e stanno crescendo là dove magari non eravamo abituati a guardare. Ma io vorrei vedere queste cose dove stanno crescendo, perché io non sto vedendo nuovi imprenditori, non sto vedendo nuove personalità, nuovi imprenditori italiani, non sto vedendo niente di buono all'orizzonte. Anche questi politici si mescono fra loro, ma sono sempre gli stessi, pochi nomi nuovi: Zaia, Salvini, adesso abbiamo Di Maio. Ma voglio dire, sto parlando di capacità imprenditoriale. Sì, no, alle volte l'avete spiegato voi che spero qualche, che si vada a votare qualche volta l'economia va avanti nonostante i politici, eccoci, non è che adesso qua l'idea che i politici fanno tutto il contrario di tutto. Sotto questo profilo, per esempio, l'ultimo governo di Gentiloni tutto sommato ha raccolto qualche apprezzamento, questo è indubbio, insomma, no? Però voglio dire, l'economia va avanti perché c'è qualcuno che fa andare le fabbriche, che ha l'innovazione e che naturalmente ha la capacità di trovare nuove sfide. Siamo nella fase più difficile, siamo in mezzo al guado, non siamo più quelli di prima e quello che sarà nuovo non l'abbiamo ancora messo a fuoco bene. Allora, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana si è piegata alla sinistra e all'Islam, basta andare in chiesa, sveglia Veneti. Mercoledì 24 avremo qui a Focus I due dei principali contendenti delle prossime amministrative a Vicenza, perché si vota anche nella città berica, e saranno Francesco Rucco, che è uno dei candidati del centrodestra, perché quello ufficiale è il leghista Fabio Mantovani, e avremo anche qui Otello Dalla Rosa, che ha vinto le primarie del centro-sinistra. Quindi confronto mercoledì 24 e gli altri ospiti ovviamente, no? Ci saranno anche loro. Vediamo Otello Dalla Rosa in questo servizio della nostra redazione vicentina. Pensieri e parole di Otello. È lui, l'alfiere di centrosinistra, il trionfatore delle primarie, a gettare un'occhiata a centrodestra. E quel che vede è esattamente quel che vedono tutti e che noi ripetiamo da giorni: il re è nudo. Ho visto che è arrivato addirittura Renato Brunetta ad annunciare che finalmente si era trovato l'accordo che metteva a posto tutti, metteva a posto Vicenza, metteva a posto Treviso, metteva a posto il Veneto. Ecco, credo che siamo lontani moltissimo da tutto questo. Lontanissimi dal modello di Forza Italia e Lega. Otello Dalla Rosa prende le distanze da questo sistema un po' obsoleto di baratti, per cui il Carroccio ha sacrificato Vicenza, lasciandola al candidato di Forza Italia, per avere in cambio Treviso. Secondo me è tornare indietro di 30 anni, no? Di non aver capito che soprattutto a livello locale, a livello di amministrazione del comune, non si parla più di scontro ideologico, di scontro tra partiti, eccetera, ma serve scegliere la persona giusta che risolva i problemi. Come si fa a sceglierla? Secondo me il metodo migliore è che scelgano i cittadini.
e che lo facciano in trasparenza. Tutte queste cose che vengono imposte dai partiti, poi uno dice ma io no, non sono un uomo di partito, ma scusami, ti sceglie il partito in una stanza chiusa, cosa sei? Il riferimento è al candidato uscito dal baratto tra Lega e Forza Italia, il veronese Fabio Mantovani da San Bonifacio, persona degnissima per carità, ma che eredita un peso enorme, quello di far dimenticare ai leghisti vicentini che il loro partito ha preferito Treviso. Forza Italia invece dovrà spiegare ai suoi elettori perché ha calato dall'alto un profilo senza alcuna esperienza politica, come se la poltrona di sindaco di Vicenza, invece di essere il coronamento di una carriera, sia un punto di partenza. Il tema è proprio questo. Come ci si arriva a fare il sindaco? Ci si arriva dopo un percorso che in qualche modo ti deve mettere in gioco nella vita, e attraverso l'amministrazione, attraverso la conoscenza delle cose amministrative, ma anche dando la dimostrazione che sei una persona abituata ad affrontare i problemi. Un curriculum, un profilo che invece ha Francesco Rucco, che ha dimostrato oltretutto di svincolarsi dai baratti e dagli scambi di partito, e questo glielo riconoscono anche gli avversari. Francesco Rucco è certamente un politico serio, insomma, ha fatto esperienza amministrativa nel comune, nelle IPAB, in varie istituzioni, quindi è una persona che conosce la macchina, sta facendo un percorso anche interessante, abbiamo idee molto diverse, senza ombra di dubbio, però sta facendo una cosa interessante, io glielo riconosco e credo stia facendo anche un buon lavoro. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, il 24 saranno qui Rucco e Dalla Rosa, come vi dicevo, insieme agli altri ospiti. Onorevole Mognato, i sondaggi danno da ormai da mesi il crollo del Partito Democratico, no? È anche triste un po' questa vicenda di Renzi che, avendo, quando perde colpi, il politico che sta in cima, è successo a tanti uomini della politica, non solo in politica, viene abbandonato da tutti, no? Si è sfilato De Benedetti, si è sfilato Marchionne, tutti quelli che lo incensavano. Ma è veramente finito quest'uomo? Cioè, lo danno ormai per spacciato, ma è veramente così secondo lei? Ma il risultato elettorale sarà fondamentale per capire i destini di Renzi, ma è naturale che sia il risultato elettorale che poi misura tutti i capi dei partiti, insomma è successo e deve succedere così, se naturalmente hai un buon risultato vuol dire che hai lavorato bene e quindi c'hai fiducia da parte degli elettori, se invece va male vuol dire che qualcosa non ha girato. E io naturalmente mi permetto di dire che in questi anni qualcosa non ha girato, anche nella scelta che ha fatto Renzi nei suoi anni di governo, non considerando le reali condizioni del Paese. Prima si parlava della crisi, delle difficoltà, eccetera. È evidente che una ripresa c'è, lo dicono i dati mondiali, quindi poi l'effetto pratico non si vede, meno soprattutto male. Non si vede in Italia, perché prima facevo una battuta, questa locomotiva che è ripartita, forse noi siamo uno degli ultimi vagoni, non so se l'ultimo, il penultimo, eccetera, ma tutti gli indicatori dicono questo, insomma, e sappiamo benissimo che la ripresa economica e produttiva in Europa è avvenuta per due fattori fondamentali. Da una parte il basso prezzo del petrolio, che è da $100 al barile, adesso non so quanto sia, ma insomma tempo fa era $50, quindi questo ha influito nei costi complessivi di un'impresa, piccola o grande che sia, i costi dell'energia sono fondamentali. Dall'altra parte le politiche monetarie che ha fatto Draghi, con i bassi tassi di interessi e con l'iniezione di acquisto del debito pubblico dei paesi, delle quote del debito pubblico dei paesi da parte della Banca Europea. Noi in questa situazione non abbiamo approfittato come dovevamo approfittare. Perché? Perché non abbiamo investito bene le nostre risorse. È stata scelta la politica dei bonus, quindi un bonus su qualsiasi cosa va bene un bonus. Invece io credo che noi crediamo che qui le poche risorse che c'erano dovevano essere investite in particolare con un grande piano di investimenti pubblico. Prima le interviste eravamo a Marghera, no? Sì. Ponevano un problema del marciapiede, sì, che può essere banale, ma se tu investi nel marciapiede, per stare nel concreto,
e quindi ripari il marciapiede, rifai una strada, metti in moto un pezzo dell'economia, perché fai lavorare più persone, dall'uomo che fisicamente fa l'opera a quello che in qualche modo deve presentare il progetto e disegnarlo. Ho fatto questo esempio banale per dire che ci vogliono e ci volevano più investimenti pubblici, bisognava investire di più proprio e dare più possibilità di investimento su tutta quella che riguarda per esempio l'edilizia scolastica. Noi abbiamo tantissimi edifici scolastici che non hanno ancora il CPI, il centro prevenzione, il certificato prevenzione antincendio, piuttosto che fare appunto alcune infrastrutture che consentono al cittadino anche di vivere meglio. Pensiamo tutto il tema delle infrastrutture della mobilità, insomma. Ancora oggi ci sono centinaia e centinaia di migliaia di pendolari che si spostano e le nostre ferrovie, piuttosto che i nostri mezzi pubblici, sono quelli che sono. Quindi c'è bisogno di un grande opera di investimenti pubblici, ma questo insomma è avvenuto anche in tempi antichi in altri paesi europei, allora in altri paesi del mondo, e quindi da questo punto di vista le risorse devono essere investite lì. Io credo che su questo abbia mancato, e soprattutto bisogna... In una situazione di crisi aumentano le diseguaglianze, c'è chi sta sempre meglio e chi ci sta sempre peggio. Ecco, su questo io credo abbia inciso poco l'azione di governo, e forse il PD paga questo prezzo, paga il fatto anche che quando qualcuno diceva guarda che forse bisogna correggere alcune impostazioni, no? Sul tema del lavoro, su alcune questioni, venivi tacciato come uno che non, un gufo, uno che non voleva, che appunto denigrava il lavoro e nient'altro. Lo dice Damiano, presidente della Commissione Lavoro, uno che è rimasto dentro il PD, uno che ha una storia sindacale importante, che ha difeso il Job Act, anzi voleva convincermi di votarlo, dice che quello è stato una droga per l'occupazione, ma all'effetto pratico poi c'è qualche risultato, ma sono assolutamente risultati non sufficienti, perché magari hanno anche, anzi è aumentato il lavoro precario, il lavoro di un'ora, due ore, tre ore, oppure non ha dato quei risultati. E quindi forse il PD paga questo prezzo, però insomma, siccome non c'è solo il PD, ci sono anche persone, uomini e donne che vogliono lavorare per ridurre le disuguaglianze, per affrontare i temi fondamentali che riguardano la vita del cittadino, probabilmente c'è anche qualcos'altro oltre il PD che in questo caso può rappresentare bene i cittadini. Dovete ascoltare il discorso di Beppe Grillo, perché Beppe Grillo aveva scoperto tante cose, non va bene in governo per rovinare l'Italia, anche Lega ha ragione, allora basta votare PD, eccetera. Centinaia di sms anche stasera, grazie tante. Allora, Vittorio Zanini, si vota a Treviso per le amministrative in aprile, no? Si voterà sì, in aprile? In maggio, 27 maggio. 27 maggio, e dicevo, Conte centrodestra che si affronterà Giovanni Manito, sindaco uscente, Giancarlo Gentilini con un diavolo per cappello per questa candidatura, lui proponeva mi pare De Checchi, se non ricordo male, ma si dice che Vittorio Zanini sia poi il candidato in pectore di una lista che a Gentilini procurerebbe l'espulsione dalla Lega, no? Sarebbe un botto sarebbe una grande sorpresa. Allora, ma davvero è così, Zanini? Probabilmente il mitico Gentilini ha pensato anche al modesto Zanini, ma prima ci sono altri fatti, diciamo così, da considerare, e poi soprattutto ci sono le elezioni politiche. Mi è molto piaciuto quel candidato del centro-sinistra a Vicenza, Dalla Rosa, che ha avuto parole buone nei confronti del candidato di centrodestra. Mi pare che dovrebbe essere sempre così il clima. Se guardiamo al fatto che Manildo ha dato la caserma a Piave, dove io avevo previsto di fare un intervento di edilizia economica popolare ai centri sociali, se guardiamo che ha giustificato l'assediamento della caserma Serena da parte di 450-500 migranti senza arte né parte, con problemi inerenti soprattutto le donne che sarebbero persino stuprate all'interno della caserma Serena, se guardiamo al fatto
che ha chiuso il centro storico senza prevedere né una mobilità alternativa né i parcheggi preventivamente, se guardiamo al fatto che ha privilegiato piuttosto che le famiglie trevigiane rispetto al resto, e persino sul tema della cultura, pur dandogli atto io che ha cercato di rilanciare la città, però su interventi che aveva fatto la precedente giunta Gobbo, nel momento in cui ha affidato a Luciano Benetton il recupero di Sant'Eonisto, o nel momento in cui abbiamo impedito a De Poli di portare i manifesti Salce a Catron, o nel momento in cui io stesso ho procurato 5,5 milioni di euro sul progetto europeo per riaprire il Museo Bailo, e quindi dandogli atto che ha percorso questa strada, i fatti negativi superano i fatti positivi. Quindi anche a Treviso ci vuole una svolta, ed è quello che intende dire Giancarlo Gentilini. E io gli sono accanto perché? Perché questo uomo ha trainato per 20-25 anni la Lega, è l'icona della Lega, e lui si è sentito tradito nel momento in cui è stato abbandonato da alcuni che hanno approfittato della loro presenza nella sua lista per essere eletti. E quindi in effetti sono di poco valore, seppur bravi in se stessi, quei candidati che vengono calati dall'alto, come hanno fatto la Lega e Forza Italia nell'individuare Conte come candidato sindaco. Io ritengo invece che si debba approfittare, al di là di Vittorio, cioè del dottor Zanini, che si debba approfittare veramente, come diceva l'illustre candidato di Vicenza, della conoscenza, della competenza in amministrazione, della esperienza. Io ho avuto sempre un atto di riguardo nei confronti del Movimento 5 Stelle, lo sapete, perché lo sa tutta la regione. Ma io mi domando e dico, forse non è stato un po' problematico per voi lanciare dei candidati, seppur indicati dal popolo, come la Raggi soprattutto e l'Appendino a Torino, nel momento in cui si sono improvvisamente trovati ad amministrare una situazione magari ingorgata anche per colpa di altri, senza averne le capacità di conoscenza, di esperienza e di competenza. Giancarlo Gentilini, guarda, questo è per quello che ha un attimo di esitazione nei confronti del candidato Conte. In più ha sempre fatto riferimento lui ai temi della famiglia e ai temi dell'identità. Fontana ha sbagliato ovviamente di parlare di razza bianca facendo riferimento alla Costituzione, l'avvocato che non sa neanche della Costituzione, di come reciti l'articolo 3 per il quale non ci devono essere discriminazioni di razza. Fontana, vergognati! Il problema è invece della salvaguardia dell'identità giudaico-cristiana, della nostra storia, della nostra provenienza. È di questo che io sono grato a Giancarlo Gentilini, così come lui è stato precursore nei confronti di tutte quelle decisioni che poi allo Stato ha assunto sul tema della sicurezza, che poi lui non è che cavalchi la pancia, si dice che i populisti cavalcano la pancia. No, è da dire talvolta che sotto il profilo del populismo cosiddetto si nascondono le istanze più vere della gente che è in difficoltà. Quindi noi dobbiamo farci carico di queste tematiche. Io do atto volentieri a Gentilini, al di là che io sia il candidato di questa componente che a questo punto sarebbe autonoma, autonomista, tanto per stare nel gergo di Zaia, di non aver mai tradito questi valori, e quindi io gli sono grato, anche se magari solo per un minuto,
ha pensato a me. Grazie Vittorio Zanini. Allora siamo arrivati alla fine della puntata, ma prima di chiudere, ricorderete che io canticchiavo in alcune puntate precedenti "Se mi lasci non vale" alla Mirella, e c'è una svolta storica, questa è la notizia che vi diamo stasera, cioè che la Mirella, dopo aver partecipato ai Venerdì Schiacciati il giovedì sera per tante sere, per tanti anni in questo studio insieme a me, andrà a fare una trasmissione che riguarda il sociale, che credo si chiamerà comunque i Venerdì Schiacciati dalla crisi, al lunedì sera alle 21:20. Allora, prima di sentire diciamo Mirella, che trasloca praticamente da un giorno all'altro, quindi non perdiamo Mirella, Mirella resta a Rete Veneta, resta tutto il sociale, il Sant'Artemio eccetera, però vediamo lo spot che annuncia questa novità, perché Mirella sarà insieme alla nostra collega Anna Maria Parisi. Vediamo lo spot, il promo che andrà in onda nei prossimi giorni. Aiuto. Aiutami. Aiutateci. Guarda i Veneti Schiacciati. E capirai il perché. Ogni lunedì alle 21:15, canale 18 Rete Veneta. Ti aspetto. Vi aspettiamo. Aiutiamoci. Canale 18 Rete Veneta. Ogni lunedì alle 21:15. Bello. Grazie, grazie, grazie. Allora, Mirella, io avrò un giorno in più, diciamo, giovedì da dedicare alla politica, all'attualità, eccetera. Tu andrai in onda il lunedì, sempre alla stessa ora, con Anna Maria Parisi. Come sarà questa? Come l'avete impostata? Come allora, sarà la continuazione dei Veneti Schiacciati dalla crisi, ma sarà Veneti Schiacciati da tutto, dalla burocrazia, dalla salute. Non cambierà niente, ci spostiamo solo, invece che a giovedì sera andremo in onda il lunedì sera alle 21:15. Con gli ospiti schiacciati, che ce ne sono veramente tanti, Lorenzoni, lo posso assicurare, ma soprattutto a far capire il momento che la gente ha bisogno di essere aiutata, perché voi avete sentito anche dai filmati, ma basta vedere anche i telegiornali, ogni giorno noi abbiamo persone che chiedono di essere aiutate, dal problema di dove abitano, dagli anziani, da tutto, e perciò sono molto contenta, perché avremo anche più spazio di parlare, perché naturalmente, non essendoci la politica, daremo più spazio alle persone e potranno veramente chiedere quello che vorrebbero e che potrebbero ottenere, perché anche questo bisogna capire, che non ci sono punti di riferimento. Ecco, noi speriamo che l'informazione dia anche questo, che queste persone trovino dei punti di riferimento, a chi rivolgersi, come fare. Andremo anche a chiedere ai politici, naturalmente, quando loro diranno "io mi rivolgo a", e sentiremo anche questo politico cosa avrà da rispondere a questa persona che avrà bisogno. Perciò la grande famiglia di Rete Veneta, da giovedì sera, io sono sicura che si sposterà lunedì sera, mi dispiace per lei direttore, ma la famiglia mi seguirà, cosa vuole che fare. Perderemo. È la nostra famiglia, la grande famiglia. Allora, però guarderemo anche lei direttore, casomai lo ospiteremo. Vengo. No, perché avrete anche un ospite prestigioso. Sì, allora, un ospite prestigioso, una volta poi ogni puntata avrà un ospite prestigioso, perciò cerchiamo un po' anche di tirare un po' di sospiro, di sollievo e di far respirare. Senti Mirella, poi collegamenti in diretta con le nostre truppe, ovviamente ancora servizi, tanti ospiti. Filmati. E questa è un'idea che era partita tanti anni fa dall'ingegner Giovanni Giannacopoulos, il nostro editore, che un giorno dopo aver visto Bebevio in diretta disse: ma perché non dedichiamo uno spazio proprio al sociale? E di lì partirono i Veneti Schiacciati dalla crisi, che è stata un'avventura e continua ad essere un'avventura straordinaria, no? Sì, veramente lui ci crede molto a queste cose, ha creduto molto nei Veneti Schiacciati dalla crisi, e tutti quanti siamo riusciti a fare una grandissima famiglia, perché se pensate che noi abbiamo messo in piedi un banco solidale e un fondo senza l'aiuto di nessuna istituzione, cioè questa la dice lunga a tutte le persone che continuamente chiedono soldi per fare qualcosa. Noi abbiamo dimostrato che se uno vuole fare solidarietà vera e la fai vedere e fai la trasparenza, la gente risponde. Noi siamo sostenuti da 5 anni dalle persone, aiutiamo altre persone in difficoltà, abbiamo un banco solidale che, dico, aumenta sempre di più ogni anno, perché i poveri aumentano sempre di più, le persone non riescono a collocarsi, non riescono ad avere uno
stipendio, a farsi la spesa, a pagare le bollette. Perciò io penso che il ringraziamento dei sindaci che ci fanno quando noi andiamo a portare questi assegni dai sindaci per darli ad altre persone sia la dimostrazione quanto importante sia questo aiuto e questo fondo. E qua devo ringraziare veramente questa meravigliosa famiglia che ci ha dato questa opportunità. Grazie. Grazie a lei, direttore. Grazie. L'avremo ospite, bacino, direttore. Grazie. Bacino di congedo, grazie. Complimenti. Grazie, direttore. Bravissima. E ringraziamo anche Anna Maria Parisi. Certo, perché, Anna Maria, che sì, è una bravissima giornalista e che appunto avrà il suo ruolo insieme alla Mirella. Allora, ringrazio Fabrizio Bazzoni, Alberto Piovesan e Nicoletta Rizzetto, i nostri tecnici in studio questa sera. Il lunedì non ce n'è più per nessuno, era l'unica prima serata in cui non avevamo grandi programmi. Adesso arriva la Mirelluccia e sbaragliamo la concorrenza. Speriamo il giovedì, senza gli schiacciati, di andare bene lo stesso. Che volete che vi dica? Faremo il possibile. Grazie a tutti, grazie, arrivederci, buonanotte, arrivederci. Buonasera. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.